volte, e a volte si dava per alimentare i conigli, no? Però comunque è commestibile, non c'è nessun problema, ok? Quindi la possiamo assaggiare, probabilmente non cruda, ma nel misto delle due cose. Diciamo anche quelle le venature delle foglie parallele. Insomma. Esatto, venature delle foglie parallele, cosa che vediamo più nell'altra planta con l'anciolata, che sono paralleli nervi. E qui, anche qui sono parallele, però un po' più distaccate, proprio che queste nervature centrali sulla foglia. Poi contiene anche, c'ha proprietà antinfiammatoria e antiossidante, e contiene mucillagi, flavonoidi e tannini, quindi c'ha potere anche antiossidanti naturali, flavonoidi, tannini, ok? Quindi è una pianta importante anche questa dal punto di vista officinale. Si sta riscoprendo molto le piantagini in questo periodo ultimamente, le piantagini, soprattutto la Plantago Steum si sta riscoprendo. Ce ne sono diverse piantagini, io ne faccio vedere due o tre, ma ce ne sono una decina, che sono comuni in nostre zone. Adesso noi vediamo quelle più, diciamo, quelle più semplici. Plantago, Major, orecchie di pecora, eccola qua, nervature paralleli nervie, un po' distaccate l'una dall'altra, foglie peduncolate, foglia coriacea, verde, verdastra, e l'infiorescenza tipicamente a spiga. Poi abbiamo la Plantago lanciolata, le orecchie di lepre. Anche qui la foglia è molto lanciolata, sviluppata in altezza, anche questa è commestibile, pure questa contiene parecchie mucillagini come foglie, quindi un utilizzo non molto, diciamo, abbondante. Nervature parallele nervie, insieme, queste nervature che salgono, che sono sette. Quanti sono? Sette, mi sembra. Sette nervature parallele nervie. E l'infiorescenza è una spiga che possiamo utilizzare prima della fioritura per mangiarla non cruda ma leggermente cotta, perché c'è un aroma di fungo e lo utilizzate, vi assicuro che è buona, quindi potete utilizzarla anche voi. C'è un aroma di fungo, chi non sopporta i funghi, chi è allergico ai funghi, può in alternativa mangiare capolini, infiorescenze, spighe dei Plantago lanciolata, perché c'è un aroma fungineo, ok? Prima della fioritura. E questa è la fioritura. In questo modo si può tagliare qui, si può portare a casa e cucinare con le erbe, con i piatti del momento, con i prodotti del momento, naturali. In questo stadio qua non va più raccolta. Quindi prima della fioritura, tagliando qui. Okay? E c'ha, dopo cottura, un gradevole aroma fungineo. E se uno lo raccoglie dopo la fioritura? Non c'è più quell'aroma lì, non si sente più. No. Però un po' diventa dura. Invece così si può raccogliere, è veramente è buona, ok? Quindi spighe di Plantago lanciolata, di orecchie di lepre. Chiaro per tutti? Facciamo la seconda parte, 5 minuti di corè? 22:24. Perfetto, ok. Vogliamo fare 5 minuti di pausa intanto che prepariamo un po'? 5 minuti.